e continuiamo a parlare di cultura con Beatrice Venezzi, direttrice dell'orchestra, che sta arrivando direttamente dall'Armenia. Mi ricordo. Buonasera a tutti. Dunque sì, io sono un direttore d'orchestra, quindi faccio un lavoro che è tutto fuorché innovativo, nel senso che è assolutamente tradizionale. C'è per me una parola che è molto importante, e questa parola è disruptive. Uso l'inglese perché questo termine compendia diversi significati, perché disruptive è un qualcosa di imprevedibile, è un qualcosa di rompente e anche un qualcosa di disturbo. Per ciò che mi riguarda capirete che poi non è così difficile essere disruptive, soprattutto ed essere innovativa rispetto al mondo accademico in cui opero, e che è un mondo, lo ammetto, insomma, piuttosto ingessato e soprattutto cristallizzato, come del resto cristallizzata la figura del direttore d'orchestra. Del resto lo stereotipo del direttore d'orchestra è proprio tanto che comincia un uomo, magari con il capello, con i capelli bianchi, al massimo sale e pepe, e magari con la sguardo accigliato, quindi anche, diciamo che proprio non corrisponde alla mia, non corrisponde a tale descrizione. Anche quindi il solo fatto non solo di essere giovane, ma di essere donna rispetto ad un ruolo che è storicamente maschile, è già questo una fonte di innovazione. Ed è facile anche comprendere il messaggio di innovazione sociale che deriva da un'attività come la mia, specialmente in alcune aree geografico-culturali, come ad esempio proprio l'Armenia, da cui arrivo adesso, e dove vige ancora una struttura sociale molto conservatrice, e che fa sì che una figura femminile in tale ruolo suscita sempre un certo interesse mediatico. Spesso mi viene chiesto appunto come vivo questa mia condizione di essere donna in un mondo maschile, e questo mi viene da ricollegarmi a quanto veniva detto prima. Secondo me è il contrario, cioè non bisogna pensare a delle politiche specifiche riguardo alla femminilità, all'essere femminile. Bisogna noi donne vivere con normalità e con assoluta, ripeto appunto, nella quotidianità quello che è il nostro lavoro, cioè come dire, se io assumo degli atteggiamenti maschili e scimmiotto in qualche modo un uomo, il comportamento di un direttore uomo, in questo modo non faccio altro che dare ragione a chi dice questo è un ruolo maschile, un ruolo tipicamente maschile da uomo può essere fatto, stop. E invece al contrario, se io per esempio vado vestita tranquillamente con vestiti, abiti lunghi, cioè anche questo è un messaggio, perché sapete bene quanto conta, quanto conti l'immagine, soprattutto oggi, già con questo faccio passare un messaggio di assoluta normalità nel quotidiano della mia attività. Tornando per noi, l'innovazione, più che innovazione per me dovrei parlare di rinnovamento, perché ho a che fare comunque con una tradizione, devo fare conti con una tradizione. La mia missione oggi è quella di rendere accessibile, di rendere nuovamente appealing il mondo della musica classica nei confronti di un pubblico che pare al momento non intercettare questo tipo di stimoli. Sappiamo bene qual è l'opinione comune rispetto alla musica classica, che viene vista come qualcosa di distante, di noioso, di vecchio, insomma, no? Quindi proporre già delle figure che dimostrino il contrario, che siano in grado di interagire sia con i media che con il pubblico, già questa è una forte innovazione sicuramente. Dall'altra parte c'è anche la capacità di interagire con l'orchestra, da parte del direttore d'orchestra, e qui entra in gioco il concetto di leadership, potrei aprire veramente, potremmo aprire un tavolo di lavoro già solo su questo. Dico soltanto due cose al riguardo. Non credo che si debba parlare di leadership al femminile, credo semplicemente che si debba parlare di una leadership che è cambiata nei suoi termini, nel senso che io personalmente credo in un modello di leadership che sia più partecipativa rispetto al passato, quindi non più la figura del direttore dittatore, quindi non più una leadership autoritaria, bensì una leadership autorevole. Anche perché del resto i canoni sono cambiati proprio anche rispetto al momento storico e culturale che stiamo vivendo. Un altro input che mi sento di lanciare
riguardo l'entertainment. Io credo che il mondo anche della musica classica debba passare dall'entertainment, che è una parola spesso vituperata da un certo ambito accademico per la facile equivalenza entertainment uguale scarsa qualità. Ecco, io al contrario credo che questo possa innescare un circolo virtuoso, per cui se io ho un contenuto di difficile divulgazione e trovo invece un contenitore, un packaging proprio, che mi consente di veicolare direi più appealing, concludo, il contenuto che altrimenti sarebbe difficile di difficile trasmissione, questo innesca appunto un circolo virtuoso. Arrivo al punto focale della mia visione sull'innovazione, che è proprio la tradizione, a mio avviso, e lo dico con cognizione di causa, dovendo fare appunto i conti continuamente, quotidianamente con la tradizione. Non si innesca, secondo me, il meccanismo dell'innovazione, né si può essere autenticamente innovativi se non si è consapevoli della propria origine e della propria tradizione, perché banalmente come posso infrangere le regole del gioco, le regole se non conosco le regole del gioco, per parlare di massimi sistemi come facciamo a sapere dove andiamo se non sappiamo da dove veniamo? E quindi ecco, per me l'ultima parola chiave è proprio questa, consapevolezza e comunicazione. Vi lascio con una citazione di Leonard Bernstein che diceva: la tecnica è comunicazione, queste due parole sono sinonimi del direttore d'orchestra. Grazie. Grazie Beatrice, grazie di essere venuta nonostante tu sia atterrata oggi.